i racconti di alcuni dei testimoni della strage di Portella della Ginestra, protagoniste di un libro edito da Navarra, pubblicato da Mario Calivà, esperto di economia finanziaria con una grande passione per la storia. Il nonno di Calivà, il 1° maggio del 1947, era a Portella della Ginestra, il padre invece, in braccio alla mamma, vide il carretto coi feriti che raggiungeva il più vicino ospedale. Il libro di Mario Calivà è stato presentato sabato pomeriggio all'interno di una iniziativa organizzata dalla libreria Ubic di Via Licata Sciacca. Tra le persone presenti quel giorno ci sono anche i suoi parenti molto stretti. Certo, c'era anche mio nonno materno, che appunto è stato uno dei primi ad andare a denunciare il fatto alla questura di Palermo, ha fatto a piedi proprio 20 chilometri. Poi c'erano tutti i miei zii, ovvero i fratelli di mio nonno, c'era mia zia Agostina, mia zia Elena con la bandiera del partito, c'era mio bisnonno, la mia bisnonna, perché erano tutti vicini al partito, alle lotte dei contadini. Ecco, 70 anni dopo, che cosa ci insegna l'eccidio di Portella della Ginestra? Bisogna, secondo me, coltivare la memoria affinché certe cose si possano evitare, affinché si possa dare il vero valore alle cose, perché se non c'è la memoria, quella giusta, quella genuina, si rischia di dare importanza e valore a cose che non dovrebbero avere valore. Ad esempio, lei pensi se non esistesse la memoria sui fatti di Auschwitz, ad esempio, no? Rischieremo anche di rivalutare quelle ideologie e magari riabbracciare certe idee, certi partiti, come ad esempio il nazismo. Per quanto riguarda Portella della Ginestra, si può dire che sia stato il primo episodio sul piano storico che alimentò quella che poi sarebbe diventata strategia della tensione? Sì. Interessi un po' occulti, anche internazionali? Certo, Portella della Ginestra purtroppo è nota perché è la prima strage della nostra prima Repubblica. Nella ricerca delle responsabilità si è puntato il dito contro mafiosi, contro politici, contro alcuni esponenti del governo De Gasperi, come il ministro Mario Scelba, chiamato in causa direttamente da Gaspare Pisciotta durante il processo di Viterbo. Ma io credo che Portella sia l'inizio di una strategia in cui la sovranità popolare veniva anche rinnegata, soppressata per interessi che erano maggiori. Lo dice lo stesso De Gasperi, che ci sono interessi, forse si riferiva a cose di politica internazionale, che vanno oltre a quelli dei voti, no? A quello che decideva la gente. Per quanto riguarda la necessità di questo libro, questi testimoni, che sono gli ultimi testimoni, qual è quello che raccontano che le è rimasto più impresso? Ci sono diverse storie. Loro erano a Portella, diciamo, sia per manifestare per un diritto sacrosanto come quello del lavoro, sia anche per passare un giorno diverso. C'è una storia particolare, ad esempio, di Giorgio Bovì, che quel giorno era lì con un paio di pantaloni nuovi, li indossava la prima volta quel giorno, faceva il barbiere, l'ho detto, e praticamente lui viene colpito di striscio all'altezza di Tipi e Perona e questi pantaloni purtroppo si strappano. Lui dice di aver pianto tantissimo, ma forse io dico che piangeva inconsciamente per quello che aveva visto. Comunque è lo stesso, diciamo, giustificato, lo giustifica Eugenio Montale. Eugenio Montale ha scritto una poesia dal titolo Felicità raggiunta e parla delle lacrime del bambino a cui si perde il pallone tra le case. Qui è la stessa, ci sono le lacrime, però in un certo senso c'è il pallone che viene sostituito dai pantaloni, però la base è sempre la stessa. Quindi ci sono le storie a Portella, non c'è soltanto l'ideale, il partito, la lotta, ci sono anche le storie personali.